Ciao amici di Gorizia TV, Telerompo a volte ritornano, ma Gorizia è disponibile se le persone hanno problemi. Allora, prigionieri di un ascensore, anziani e disabili che devono stare in Adesso casa, vado in at un che attimo non per possono farti neanche andare a vedere fare la spesa Zotti. a ottavo piano. Guardate un po' il Allora, vi servizio. ricordo, cari amici, Zotti è tornato un attimo per Telerompo e Roby è disponibile per le persone che c'ha problemi, vero Zotti? Esattamente, via Furlani 8, 8 piani a piedi Sì. da una settimana. Adesso per andare a parlare con la gente prigioniera di questo Sì. palazzo dovremmo fare 8 piani. Sono pronto, Roby? Sono Dai, pronto. allora andiamo, via, dai, gas. Bene, chiudi. Pronto, via, vai. Eccoci qua, chiamiamo l'ascensore. Dai. Ascensore, Vai tranquillo. ascensore. Poi non ho capito, se è un disabile, no? Sì. L'ascensore si è messo in sottoscala. Comunque che deve fare? Uno, vai in rio, Roby. Sì. Attento a non cascare. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei scalini. Non Sì. è a me metterlo qua. Eh? Ma sì, non so perché. Questa Sì. è una casa fatta ad hoc per i disabili. Qua faceva un buso, faceva l'ascensore. Esatto. No, Eh niente, sì, te devi, no. entrare. Poi sei Sì. talmente nascosto che neanche non l'ho trovato, per fortuna. Per Tanto fortuna. non funziona. E comunque ti deve fare questi scalini qua. Quindi un disabile si è attrezzato. Deve stare Allora, su, deve dobbiamo stare su. andare, sì, dobbiamo trovare inquilini. Andiamo a Cominciamo a trovarli. fare un po' di scale fino all'ottavo piano. Sei pronto? Sì, sono Via, dai, pronto. cominciamo. Però noi adesso Pian e bene. io stoppo un attimo. Non te vuoi fare un po' di piani? Dai, facciamo un po' di piani, Sì, dai. dai, allora, ecco qua, no. Ecco, ti vedi Dai. l'ascensore, pensa che cazzata, cioè, non si può dire parolacce, Sì. l'ascensore si è messo, ecco, oh, Opa, attento, eccolo a lì. metà piano, A cioè, metà anche se piano. abita un disabile, Sì. come fa ad andare su quelle scale qua? Quante scale c'è qua? Almeno Uno, due. due, tre, quattro, cinque, sei, sette, Sette. otto, nove, buio, pesto. Scendi. E dove accendo adesso? Dove c'è la luce? Ah, qua. Va alla caccia. Quindi, Eccolo. questa è Sì. una casa ad hoc per gli anziani. Esatto. Per i disabili, l'ascensore in mezzo tra i pianerottoli, vergognoso. Sì. Andiamo sull'ottavo. Andiamo sull'ottavo. Telerompo. Adesso stoppiamo. Dai, Ok. telerompo. Cos'è Dopo 5 piani, quanti piani, Roby? il fiato? 5, cos'è il Mi fiato? sono morto. Vabbè. Però abbiamo scoperto che l'ascensore è qua. Ah, Vedi lì. qua? Però Sì, c'è la luce, no? si è bloccato tipo a metà. Vedi Sì. come sei? Sei Esatto. mezzo aperto, mezzo chiuso. Dai, Guarda, andiamo forza, su. andiamo su avanti. Guarda chi c'è. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Salve. Buongiorno. Come sei con l'ascensore? Funziona? Tutto Sì. a posto? Salve. Come sei? Funziona l'ascensore? Come mai? Per forzare le porte qualche dubbio. Quindi Roby qualchedunque ha rotto l'ascensore. Da quando si è rotto? Una Una settimana? settimana, Monti sono giovani, non ti neanche no, panza, te che la 15 fa? giorni con il bullo in parfum. Addirittura. E come ti fa andare giù e su? A piedi. Duro. Quindi abbiamo anche ragazzi infartati. Sì. Qua ci sono sesto pianti, dove ti senti? Sì, in che piano è questo? Secondo loro, secondo il bottone, sarei a quinto. Quinto, però Allora, quinto e quinto arriva mezzo. lì, Quinto e mezzo. sesto, due che è sotto la rampa vuota, il Pazzesco. settimo piano, il più Boh, adesso andiamo a parlare veloce. con il grande. Ecco, luce spenta qua, Accendi. attenzione. Andiamo a parlare con un Ok, altro povero che ha problemi. Grazie mille, grazie. salve, ci vediamo. Eccoci qua, buongiorno. Che piano siamo qua? È l'ultimo. Ultimo piano. Otto. Te l'ho portato giù le scovate. No, devo buttare Dalla finestra. Ecco, giù. Sì, perché no. questo è un signore che lo conosco da tanti anni e Sì. anche lui ha dei problemi, non da poco. Quindi ti non te so quanti giorni che te va giù? E 8 giorni. chi te fa la spesa? Boh, una compagna che mi aiuta. Quindi le scovasse te le butti dalla finestra oggi? Non Come so, Napoli? non so, non No, so, dai, non stiamo a non far così. so, ecco. Buonasera, Sì, comandante, prego, piacere, venga, un venga. inquilino che abita Oh, ma lui qua. capisco, lui può fare le Sì, scale. quanti Sì? anni Costa che ha 60 anni, quanti fa? anni Sì. Fatti con le mie gambe. Boh, niente, allora, quinto piano, sesto? Sono qua. Sotto qua, quindi. Ecco. Questi siamo all'ultimo piano, ecco, siamo arrivati qua, ma avete telefonato a chi di dovere? Sì, abbiamo telefonato, però ci danno numeri che Non non esistono. esiste, perché Però io ho qua trovato l'ascensore, è al quinto piano, mezzo, quarto, bloccato un po' su, un po' giù. il signore che sul piano prende no, la mamma In e la braccio e la porta porta giù. giù. Pazzesco. Sì, Roby, io non so, probabilmente.
c'è un po' di disorganizzazione. A parte che anche l'ascensore con un disabile non può abitare, perché la prima ascensore deve fare comunque dei scalini per venire su. E poi tanti che sono disabili, lui dominica con quelle con le gambe, la ragazza per il sotto, c'è la signora. Dario sa che Dario è il campo. Sta male anche lui. Sta male, ha problemi anche Dario. La signora sotto con la carrozzella. Che deve essere da sotto, ma a questo punto qua c'è i carabinieri, ragazzi. Non te fa niente. Siete rassegnati? No, ma è Gorizia. Boh, noi facciamo questa denuncia. No, però niente, andiamo a sentire la signora Daria, no? Qua sotto, se è possibile. Sì, sì, possiamo anche intervistare. Eh sì, un attimo, sentiamo, sì. Sentiamo anche lei. La signora sotto di me. I genitori. No? Tutta gente di 80 anni. C'è una settimana che devi mangiare fuori a casa, 8 giorni. Pazzesco, pazzesco. La ragazza sotto che abita, scusa, abita a fermo di lì. Che la mamma lì, con ella la porta giù, come la fanno giù? Certo, certo. No, che la giù te va e torna su. Ma non c'è un numero di telefono sull'ascensore per chiamare? Sì, sì. Avete provato? E cosa vi rispondono? Non rispondono. Ma chiami i pompieri a questo punto qua? No, i pompieri? No, no, pompieri. Come i pompieri? Te che dice che sei dentro un l'ascensore? No, 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 no. Sì, capisco che non si può, però non potete neanche voi vivere così senza andare giù, senza fare niente. Questo è un problema grosso. Sì. Adesso io. Non so quante volte che ci ha mandato, che risponde, che deve domandare a lui. Cadì addirittura lunedì, è venerdì quando è andata una visita, quando è giù, sul Morione. È chiaro. C'erano i pompieri. È bravo, esatto, dovete chiamare i pompieri in maniera sì, che. Tutti i pompieri, no, ma per il giornale avete chiamato il piccolo qualcosa, non l'avete chiamato. Boh, io farò presente domani al piccolo, Roby, facciamo una telefonata al piccolo, okay. Proveremo a parlare anche con la mia amica Romano, sì. O parliamo direttamente col sindaco, vuoi che lo chiamiamo subito così in diretta? Ma non so, no, no. Guarda che l'ho accostato 15 giorni fa, addirittura. Sì, però dopo 2 giorni l'ho aggiustato. No? Ma sì, perché dicono che sono dei fili, che si vedono dei fili sì, fuori. Sì, ma sto stagione 55 anni. Non ha un giorno. Certo, certo. C'è uno dei primi assessori di Gorizia. Bravo, scusa, io voglio vedere se sono locali, no? Ma voi che avete anche le scale di sicurezza, no? In caso di incendio dovete uscire qua? No, no, no. Sul tetto, aspettare l'elicottero. Aspettare l'elicottero. Niente, Roby, cosa possiamo fare qua? Bon, adesso chiudi qua un attimo. Sì, chiudiamo qua un attimo. Andiamo a sentire. Che portiamo noi giù le scovazze, Roby, va bene? Sì, no, vabbè, come ti fanno? Per poi buttare giù. Senti un attimo, sentiamo la signora anche sotto. Va bene, dai, allora stoppiamo qui e vediamo la signora. Ok. Te ne rompo. Allora, sì, Roby, la signora. La signora, La signora ha avuto problemi di cuore, anche lei c'ha la mamma. Quanti anni ha la mamma? 87. E quindi non può uscire? No. Oggi anche tu purtroppo per portare sulla spesa hai fatto una fatica. Sì. E quindi chiedi al sindaco a qualcuno che faccia qualcosa. Speriamo, speriamo. Sì, perché è già passata una settimana oggi che non funziona. Quindi siete prigionieri da una settimana, la mamma non esce da una settimana. Io, quando serve devo uscire per le medicine, prendere il pane, però mamma no, chiusa. La mamma è prigioniera. Sì, chiusa. Va bene, quindi avete sentito anche questo. Sì. E questa è la situazione. Questa è la situazione. Io ho operata dal cuore 3 volte, però devo portare. Sì. Cosa devo fare? Sì, ma bisogna morire per colpa degli altri. Esatto. Speriamo che lo aggiustino prima. Ma speriamo che senta qualcuno, no? Speriamo. Va bene. Grazie mille e in bocca al lupo. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Concludiamo con questa sedia a rotelle, sì. E quindi la dimostrazione è che non ci inventiamo le cose, ma qua sono anche persone disabili che non so come fanno a prendere l'ascensore perché appunto è sfalsato, però comunque bisogna veramente intervenire il più presto possibile perché avete visto queste povere persone sono prigioniere. Ecco, quindi domani faremo quello che si può, telefoneremo a chi di dovere e poi speriamo bene, dai. Bene amici, avete visto il servizio? Eccolo, speriamo che il comune o l'ATER si avvicinino a queste persone. Grazie.